Buondì ragazzi, questa è la quante volte ho provato a registrare in studio mio. Sesta volta. Mamma mia, c'avevo più scene tagliate io che non un film, un colossal di Hollywood. Allora, perché questo video? Perché c'è il rischio serio che rimaniamo col cerino in mano. Ed è di questo che voglio parlarvi, rischio da scongiurare. Ora, sono con la maschera, stiamo andando Roma per la YouTuber League, speriamo di vincere questa finale e poi rimaniamo sempre inchiappettate all'ultimo, anche no, anche meno. Però parliamo insomma ragazzi di questa situazione di mercato interessante per quanto riguarda Adrien Rabiot e c'entra in particolare anche in Tonali perché tutto parte da là il discorso. Prima di iniziare però vi invito ovviamente a fare una cosa, commentare, dirmi la vostra sotto nei commenti che stanno creando belle discussioni anche tra di voi ho visto, quindi complimenti a voi e vi invito anche a scaricare da Puan Football se ancora non l'avete fatto, che è un calciomercato pazzo e sono ore pazze. Quindi se volete rimanere un po' sul pezzo, Puan Football vi spara la notifica ogni movimento, ogni situazione, ogni aggiornamento di trattativa, non dovete neanche svenarvi più di tanto a cercare le cose, quindi mi raccomando. Ora parliamo della notizia. Intanto partiamo un po' da una situazione del passato. Facciamo un rewind alla passata estate, quando la Juventus acquistò Bremer. Se ricordate, Bremer era promesso sposo dell'Inter. L'Inter fece solamente l'errore di tergiversare nell'eventuale cessione di Skriniar al Paris. Stavano cercando un rinnovo di contratto che poi alla fine non è arrivato. Insomma, l'Inter aveva già fatto tutto con Bremer, tant'è vero che ne parlavamo prima con Fra, metteva i like alle foto con le Sì, mi grafiche ricordo. nerazzurre, eccetera, cioè, promesso sposo, non ha mai fatto tutto. Cosa succede? Succede che la Juve in un lasso temporale molto stretto riesce a cedere De Ligt e circa 48 ore dopo a prendere subito Gleison Bremer alla Juventus. Questa mossa qua è stata una mossa furba che ha anticipato l'Inter e ha portato quindi l'Inter a forzare sulla permanenza di Skriniar perché non c'erano alternative. Ora io vi dico una cosa, di centrocampisti al mondo ce ne sono tantissimi, però in questo momento gli obiettivi di mercato della Juventus sono sempre quelli di Milinkovic-Savic, Frattesi e sempre gli stessi nomi per quanto riguarda la mediana o come eventuale successione ad Adrien Rabiot. La domanda che mi faccio è, ora in questo momento che il Milan ha ceduto Tonali, che cosa farà? Darà un'accelerata per Frattesi, darà un'accelerata per Milinkovic. Cosa vuol fare il Milan? Parliamo di questo. Intanto, un breve commento sulla situazione di Milan e Tonali. Per me, Tonali 80 milioni non li vale mai nella vita. E il Milan, a mio parere, fa bene a cederlo. Ora, se parliamo di gente che è veramente forte, che ne so, un Leao, che ti arriva anche un'offerta anche più alta di 80 milioni, beh, io fossi nei panni del Milan. Per un giocatore simile fare la follia per tentare comunque di accontentarlo in termini di ingaggio, rinnovo contrattuale, eccetera. Però per un giocatore come Tonali io le follie non le farei, cioè non arriverei a dargli quello che gli sta andando di stipendio un Newcastle, ragazzi. 7 milioni e mezzo a Tonali. Ma no, se li vale Tonali 7 milioni e mezzo di stipendio ora? No, è un giocatore ottimo, ottimo futuro, ma al momento non vale nemmeno gli 80 milioni di 70 che investimento. Appunto, a Sono questo cifre punto, astronomiche. siccome ve l'ho detto miliardi di volte, l'Italia in questo momento è terra di mezzo, non è un punto d'arrivo per i calciatori, siamo sempre un punto di mezzo. Anche se per Tonali il Milan voleva essere un punto definitivo della sua carriera, perché avrebbe voluto comunque terminare da là, lui che è milanista da una vita, non è un segreto, però le regole del mercato sono queste e ogni tanto piegano i nostri voleri e le nostre voglie, i nostri Diciamo che desideri. però non è che se l'andrà a spassar male in Inghilterra. Ma no, un bel campionato, oltretutto il Newcastle anche in Champions Champions League. League con Bruno Guimarães fanno una coppia di centrali niente male. Però io sono dell'idea che il Milan secondo me non ha fatto alcun errore. Io vedo gente che dice no, ma il Milan deve fare di tutto per trattenere, non nel caso di Sandro Tonali, con tutto il rispetto. Per altri sì, per altri sì. Tipo Leao, Theo, uguale. Cioè, Leao e Theo sono quei due giocatori che devi fare la follia di Sì, tenere. Per gli altri, secondo assolutamente. me, tutti gli altri sono facilmente vendibili. Poi, a meno che non arrivi il pazzo che per Leao ti dà 300 milioni di euro, 200 milioni di euro, Ciao. ciao. Ma con 200 milioni di euro veramente compri comunque dei bei talenti. Tanto è vero che a proposito di talenti, il Milan si sta buttando su un bel talentino del Fenerbahce, che è Arda Güler.
Moncada sta puntando dritto là, una clausola rescissoria molto bassa. Se riescono a strappare l'accordo col giocatore, pagano la clausola rescissoria, ciao e grazie, arrivederci, fanno un bel colpo. Però in ogni caso torniamo a noi, perché Tonali smuove tutto? Perché ovviamente anche il Milan ha parlato con Carnevali per quanto riguarda Frattesi, c'è la signora dietro che stava cercando di buttare giù il vero? Troppo ostruzionismo per questo video, ragazzi, troppo ostruzionismo tra chiamate, messaggi, gente che mi ribalta il treppiede. E vi dicevo, il Milan secondo me andrà a cercare di chiudere per Frattesi, che è un bel giocatore, veramente un bel giocatore Frattesi. La cosa che mi sta sulle palle è che è del Sassuolo e dobbiamo dargli 40 milioni al Sassuolo. Ma che palle, cazzo, trattati con Sassuolo. Io, come ha detto Armanini, che non so se lo conosce delle tue parti, io dal Sassuolo non comprerei neanche i ghiaccioli. È una roba che è pazzesca, ha ragione, da vendere. Però Frattesi obiettivamente è un prodotto valido, anche secondo me meglio quasi di Milinkovic-Savic con un altro allenatore, con un altro giocatore totalmente diverso. Sì, però l'unico problema è che ad Allegri piace Milinkovic-Savic, perché probabilmente non ha troppe garanzie per quanto riguarda Pogba, ed è un giocatore che sul piano della presenza è fisica, simile. E poi è fatto e finito. Invece con Frattesi potresti continuare a lavorarci, perché è un giocatore che si muove tanto, spazia, va nello spazio con i tempi giusti. Cazzo, praticamente ha un'intelligenza allucinante Frattesi. Però vi dicevo, il Milan adesso per esempio la chiude su Frattesi. Supponiamo sta roba, entrano questi soldi, il Milan va dal Sassuolo, gli sgancia i 40 milioni, trova d'accordo col giocatore e se lo porta a casa. È benissimo. Il punto è che le possibilità di prendere tanti giocatori si riducono sempre di più all'osso. A quel punto si è obbligati ad andare su quei 2-3 nomi anziché averne 4-5. Perché? Perché il mercato si sta evolvendo velocemente e le scelte si riducono. Quindi la Juventus non può aspettare col cerino in mano il volere di Rabiot e il pensiero di Madame Veronique. Cioè, Rabiot, già io gli darei la deadline di domenica. Tu entro domenica, caro Daniel Rabiot, dovrei dirmi che cavolo vuoi fare della tua carriera. Vuoi stare alla Juve? Bene, accetta quella proposta e via. Ma entro domenica, perché poi ragazzi, se andiamo oltre il 30 di giugno, ripeto, il rischio è che certe scelte vadano via con altre squadre. Frattesi per esempio potrebbe andare al Milan, ripeto, magari l'Inter chiude per Brozovic in Arabia e vanno dritti, che ne so, su Milinkovic-Savic. Beh ragazzi, è dura, poi per carità, la Juventus prendesse qualcun altro, tipo figlio d'arte francese che è un mio pupillo, Ferran Turam, io sarei molto felice, ma non mi aspetto questo dalla Juve. Mi aspetto un mercato oculato, mi aspetto un mercato con tanta attenzione sulle spese eccetera. Però ripeto, non facciamo la cazzata che ha fatto l'Inter l'anno scorso. Rabiot, se non rinnova, ciao e grazie. Che poi secondo me a livello qualitativo, ne parlavamo ieri in live proprio anche con Fra, cioè Milinkovic è 4.000 volte meglio, ma anche Frattesi banalmente secondo me è più di prospettiva. Attualmente magari non è allo stesso livello, ma sul lungo medio periodo può rendere molto di più rispetto a quanto ha fatto Rabiot alla Juventus. Per cui io non aspetterei più di tanto, perché ripeto, il rischio c'è in mano è elevato e questo va scongiurato. Detto ciò, complimenti al Milan per la cessione di Tonali, che secondo me è una bella operazione in uscita. Adesso sono curioso di vedere però come lo rimpiazza, perché per esempio anche prendere Frattesi, che è un bel giocatore, Frattesi è un giocatore completamente differente da Tonali. Tonali è uno arcigno, recupera palle, uno che dà quantità, uno che è un motorino. Frattesi non mi pare che la fase difensiva sia la sua cosa migliore, la sua arma migliore, tutt'altro. Credo invece che la sua propensione offensiva sia il suo marchio di qualità principale nella lettura degli spazi, nella finalizzazione, e si migliora anche nella rifinitura, nell'ultimo passaggio diventa un giocatore devastante. Però vediamo cosa succederà. Signori, da Roma è tutto, noi ci vediamo sicuramente domani. E se mi schizzo e ne ho voglia, faccio anche un vlog sulla finalissima. Dai, non vi prometto nulla, perché io quando vado là me le voglio godere queste esperienze, non riesco spesso a filmarle, tanto le filma già anche Federico.
però vediamo, vediamo, non è detto, magari qualche dietro le quinte, come ne so, le mutande di Toselli, sotto palla di Chinossi, non so, qualcosa ce le inventiamo. Ciao belli.